Siamo in Umbria, siamo a due passi da Orvieto, sulle colline che confinano a nord con la Toscana e a ovest con il Lazio, un terreno che è un mélange veramente di ere geologiche. Partiamo dai terreni vulcanici fino ad arrivare a argille pleistoceniche con addirittura dei fossili. E questo ci rende il nostro terroir, direi, alquanto singolare. Perché? Perché riusciamo a coltivare zone estremamente vocate per fare dei grandi rossi e zone in quota fino a 600 metri per avere dei grandi bianchi, anche lo Chardonnay. In particolare oggi vi vorrei parlare del nostro Chardonnay, che si chiama Madonna. È una collaborazione con uno dei più grandi ceramisti d'Italia e d'Europa, che si chiama Marino Moretti, abita nel castello del paese dove ha sede l'azienda, e con lui abbiamo deciso di dedicare appunto questa etichetta a una nobile donna del 1300 che si chiamava Madonna Antonia, che ancora oggi il castello del paese porta il nome di castello di Madonna Antonia. E lei si distinse per sancire dei trattati tra Guelfi e Ghibellini e per appunto essere la notaia del feudo dopo la morte del marito. Pertanto una donna estremamente di carattere, estremamente lungimirante, che abbiamo cercato di ricordare tramite questo vino. Ogni anno Marino Moretti appunto disegna un'etichetta diversa che viene rappresentata a seguito della degustazione dell'annata che deve uscire. Dunque abbiamo chiamato a questo progetto Annate d'Artista. E ogni anno dentro una scatola da 6 bottiglie mettiamo una bottiglia che è quella da collezione con l'etichetta dell'annata che Marino Moretti ha disegnato a seguito delle impressioni dell'ultima vendemmia. Pertanto un progetto che parla del territorio, dunque di tradizione ma anche innovazione, visto che è anche un'azienda molto giovane che appunto nasce nel 2016 con le prime etichette.